Buongiorno, buon lunedì. Allora, io mi sono alzata anche abbastanza presto, mamma c'ho una faccia, ragazzi, che devo anche un minimo sistemarmi sti capelli. È vero che devo andare dalla parrucchiera, però insomma, ho deciso che vi porto con me oggi stamattina alle 9 l'appuntamento, ma sono le... Oddio, devo anche cambiare l'orologio praticamente qua, camera mia, che segna le 10 e mezza da 2 mesi. Anzi, forse anche tre. Comunque sono le 8, quindi mi devo muovere. Adesso mi muovo, mi preparo e vado. Vedremo che cosa andrò a fare. Non devo fare niente, cioè vado a spuntarli, a sfoltirli, perché guardate, cioè ho una matassa di capelli e mi danno troppo noia. Allora, io mi sono vestita, adesso mi prendo la mia tisana. E ultimamente sì, mi piace vestirmi con questi pantaloni qua. Anche se non so come mai mi sta un po' largo, ma vabbè. E niente, appunto un pantalone che avevo preso, oh mamma, forse 2 anni fa da Zara. Devo ordinare tutta sta roba, cioè c'è un casino qua dentro. Niente, non so bene che cosa devo fare. C'ho un po' l'ansia per questi capelli. Devo coprire anche questa cosa che mi si è staccato questo. Anche questo si è praticamente staccato, vabbè. E niente, adesso vado a finire di fare colazione e poi vado. Buongiorno ragazzuole, allora io sono qua da Mirò con Chiara e dopo tipo più di 6 mesi praticamente taglio i capelli. C'è un miracolo divino praticamente che si sia riuscita a liberare e niente. Sì, lo so, sono molto incasinata. Sai questa roba che sto vedendo io adesso? Cosa vai a farmi, Chiara? Adesso facciamo una bella ricostruzione per i capelli. Dato che la Carol li ha maltrattati per un anno e non ha fatto niente, adesso andiamo a idratarli e darle più corposità e luminosità. Ragazzuole, come potete vedere, dopo vi faccio vedere bene vedere tutto il risultato perché ero con il motorino, quindi non potevo far, cioè era inutile farli mossi perché poi dopo sarebbero ritornati lisci in 3 secondi. Quando sono a casa vi faccio vedere per bene anche senza mascherina, che così non si capisce la mappa. E così vi parlo anche un po' del parrucchiere, insomma, dove sono stata. Ragazzuoli, eccomi qua. Allora, niente, questo è il taglio dei capelli. Li ho dovuti accorciare un pochettino per forza perché sotto erano proprio bruciati, cioè, e mamma mia. Infatti, piano piano abbiamo deciso che io li farò ricrescere e niente, insomma, è tempo di farli ricrescere. Spero che mi vada via appunto questa decolorazione, anche perché appunto volevo tenere il mio colore e non so bene se la prossima volta la cosa che farò sarà tipo di cercare di uniformarli, insomma. E niente, insomma, questo è il risultato finale. Sapete che io comunque preferisco i capelli più lunghi, quindi chi mi conosce sa che non avrei mai fatto qualcosa di azzardato. Ovviamente sono scalati e tra l'altro me li ha sfoltiti un sacco, cioè vi metterò la foto perché vedete. Sono sempre comunque tanti, ma molto meno. Poi in più mi hanno fatto praticamente una specie di maschera, di ristrutturante. Non era una maschera, scusatemi, era tipo una specie di ristrutturante. E li ho morbidissimi, cioè nonostante appunto le punte siano praticamente super rovinate. Quindi almeno adesso potrò gestirli un po' meglio, anche il fatto di asciugarli un po' più decentemente. Sono contenta, insomma. E poi sono sempre lunghi, riesco sempre comunque a legarli. Allora,
eccomi qua. Ok, forse così che sono alla luce naturale si vedono meglio. Vedete, sono sempre comunque lunghi, ma sono molto meno, cioè ve lo giuro, ma io anche addosso me li sento proprio meno. Mi ha utilizzato praticamente quella forbicina là, magica, che io la chiamo così perché praticamente, come si dice, me li ha sfoltiti. E questo è il risultato. Quindi sono comunque lunghi, però molto più leggeri e ovviamente molto, molto più morbidi. Mamma mia, li adoro. Un po' mi dispiace, lo ammetto, per la mia chioma. Però, ragazzi, cioè, ero arrivata proprio in un punto in cui se non li tagliavo, cioè, veramente era come se fossi andata lì praticamente per levare le punte. Quello potevo farmelo anche da sola, insomma, non aveva senso, ecco. E comunque mi piacciono, ecco, assolutamente mi piacciono. E niente, volevo solamente parlarvi appunto di loro. Allora, Miro Parrucchieri io in realtà li conosco da molto più tempo, perché io quando ho iniziato a decolorarmi ero andata la prima volta appunto da loro a decolorarmi. E niente, appunto, questo qui è il brand. Loro sono ovviamente a Milano, quindi per chi è di Milano e vuole provarli, io, cioè, sono sicuramente dei parrucchieri che ho in generale anche in passato sempre super consigliato. E in zona Lambrate e Piola di Amicis, perché hanno aperto altre due sedi, quindi adesso sono in tre, prima erano solo in zona Lambrate, io sono andata appunto in zona Lambrate. E niente, insomma, hanno anche il centro estetico. Comunque, cioè, vi dico la verità, contate che io è da mo' che non andavo in giro, cioè sinceramente non so che cosa effettivamente mi aspettava in giro per Milano, eccetera. Però devo essere sincera, cioè loro veramente ci tengono, cioè sono super professionali anche per tutta questa storia del Covid. Quando entri comunque devi aspettare all'entrata, c'è cioè una specie di experterra di limite dove devi aspettare, ti devi igienizzare le mani. Comunque anche per esempio quando vai lì ti lavi i capelli, io la mascherina l'ho sempre tenuta. Mi ha fatto il trattamento, ovviamente avevo tipo una specie di mantellina di plastica dove ero sudatissima, proprio, cioè, sudata a dei livelli allucinanti. E anche, cioè, mi scendevano le goccioline praticamente da qua dalla mascherina, vi dico solo questo per farvi capire il disagio. Però comunque l'ho tenuta, non l'ho mai toccata, cioè non l'ho mai toccata effettivamente, perché non sono solita toccare le mascherine nel momento in cui ce l'ho su, a meno che appunto non la prenda da qua e la levi così. Quindi, cioè, su questo ci ho fatto molto caso, insomma, comunque veramente loro super professionali. Io fondamentalmente appunto ho conosciuto Chiara, la ragazza che mi ha tagliato i capelli. Questa è una ragazza filippina che penso che lei mi segua, insomma, tramite Instagram e tutto. Poi appunto lei in realtà conosceva una mia amica, la mia amica Katli, quell'altra mia amica filippina che a volte vedete nei miei vlog, comunque avete visto se mi seguite nelle storie di Instagram. E io e lei siamo amiche d'infanzia, e in realtà sia io che la Katli anni fa, e vi parlo nel 2015 appunto, andavamo da loro. Poi io ho cambiato e niente, sono tornata a casa e da loro mi sono sempre trovata bene in passato e assolutamente, cioè, mi sono trovata bene oggi nonostante il fatto del distanziamento sociale, eccetera. E, cioè, io ci faccio caso in queste cose e loro sono stati bravi. Ovvio, il posto non è pieno come sempre, però d'altronde comunque, cioè, anche loro devono ricevere sotto appuntamento. Poi comunque c'è sempre un iter, per esempio io mi dovevo sedere, avevo il mio posto fisso, e quando dovevo spostarmi e andare a lavarmi i capelli, per esempio, loro igienizzavano appena mi alzavo anche tutta la poltrona, cioè una cosa assurda, però ci sta, perché alla fine sono le regole da seguire. Ragazzuole, allora, io adesso ho deciso che dovrò sistemare un po' camera mia perché c'è un disastro. Volevo risistemare un attimo anche i libri, dovrei portare un libro in università, che chissà quando mai potrò portarlo in università, questo benedetto libro. Ce l'ho qui da 200 anni praticamente, secondo me, io non lo so, però sicuramente lo dovrò portare. E volevo sistemare anche un po' tutta questa cosa perché ho appunti su appunti, e in più, vabbè, a parte oggi pomeriggio che ho una videochiamata con una mia amica, che devo fare? Niente, penso che mi metterò un pochettino a lavorare, a scrivere no, ma comunque a leggere articoli, eccetera, comunque a lavorare, tra virgolette, per la tesi. Buongiorno, allora, oggi è giovedì 18, io ho deciso di prendere appunto la videocamera in mano, soprattutto per evitare, insomma, di fare trasferimenti
esagerati con il cellulare, insomma. Diciamo che avere la videocamera in mano mi permette di levare subito la SIM e schiaffare le clip quando monto un video. E niente, insomma, stamattina mi sono alzata anche tipo alle 7:30, ormai ho la sveglia, cioè in realtà metto l'orologio, come si chiama la sveglia, però in realtà io mi sveglio sempre presto. E ieri non ho fatto praticamente nessun vlog che era mercoledì, cioè se non che qualche pezzettino che ho più che altro messo su Instagram, più che altro è che siamo andati praticamente a Milano, cioè ero da Marco. Prima di andare da Marco, perché lui faceva doppio turno, ho fatto un aperitivo con una mia amica e siamo andati appunto in zona nostra, università. Era più comodo un po' per entrambi, in realtà poi siamo andati insieme, insomma sono passata a prenderla, ho scoperto che alla fine non abitiamo così tanto lontano nonostante io abiti a Milano. Cioè, oddio, abitiamo lontano, ma relativamente, ecco. E niente, poi subito dopo appunto sono andata su da Marco e sono rimasta da lui. Il punto è che il giorno dopo saremmo dovuti andare all'antico vinaio, ma l'abbiamo trovato chiuso. Ebbene sì, quindi ieri, vabbè, siamo passati lo stesso perché volevamo vedere un po' la zona appunto dell'antico vinaio, perché è di Milano. L'antico vinaio è praticamente è insomma un posto famosissimo a Firenze. E che in realtà io conoscevo già da mo', tipo dal 2016, e fanno delle schiacciate buonissime, veramente buonissime, tipo la mia preferita è Paradiso. E niente, l'anno scorso appunto ci sono stata con Marco per l'anniversario, ci siamo sfondati di schiacciate mattina, sera, pomeriggio, cioè era tutto un continuo mangiare schiacciate. E niente, poi ieri siamo andati alla fine da Ziestrin, abbiamo mangiato la pizza fritta, abbiamo mangiato un gelato da Grom, ci siamo fatti un bel giro in realtà, abbiamo camminato proprio in generale per tutto il centro, poi ce ne siamo andati fino a San Babila, da San Babila siamo finiti a Porta Venezia dopo un po', cioè io non avevo i piedi che mi stavano cedendo, non ero più abituata a camminare così, ve lo giuro, e quindi alla fine abbiamo preso la metro, insomma, siamo tornati a casa, però, cioè, una volta tornata a casa avevo i piedi che si stavano, cioè, stavano fumando, vi giuro, non ero, cioè, non sono più abituata a camminare. Ormai sapete che le mie colazioni sono sempre con la tisana e il caffè principalmente, soprattutto se sono a casa. Queste sono le mie tisane preferite, quelle della Bonomè. Ragazzuole, allora rieccomi, ritornata. In realtà stamattina ho dovuto aiutare praticamente una mia amica, insomma, a ripetere, perché ha un esame imminente e niente, quindi mi sono un po' persa. Però prima di quello, subito dopo colazione, non mi sono messa a filmare, non mi sono messa a fare niente perché avevo un quarto d'ora di tempo. Ho ricominciato perché avevo fatto tipo, boh, 6 giorni, una cosa del genere. No, 6 giorni no, forse un po' di più. O comunque una settimana a fare gli addominali, quelli lì di Chloe Ting si chiama, tipo cioè su YouTube, in cui c'era tipo la 2 weeks abs challenge, una cosa del genere. E l'ho ripresa e ho deciso che ad oggi rinizierò, insomma, perché in realtà già dopo una settimana i risultati si vedono, è una cosa assurda. E niente, ho deciso che appunto dedicherò 10 minuti, insomma, ogni giorno a fare questi addominali. Oggi è appunto il 18 giugno. Oggi pomeriggio vado a correre in realtà, cioè a correre no, vado a camminare, perché a correre no. Però prima, insomma, alle 2:30 ho deciso che mi vedrò con due miei amici, che finalmente, insomma, ci si vedrà. In realtà ho avuto un po' di problemi con le mie amicizie, perché ultimamente, soprattutto dopo la quarantena, diciamo che tanti sono stati restii nel vedermi. Soprattutto perché avendo il fidanzato che lavora a contatto stretto con i Covid, insomma, è successo tutto un po' un bordello, però alla fine diciamo che due miei amici hanno deciso di sbattersene, anche perché uno lavora proprio in ospedale, quindi sarebbe un po' ridicolo, ecco. E niente, quindi abbiamo deciso di vederci, ci vediamo per un caffè e io poi penso che appunto andrò a fare Grazie, buongiorno. Allora, io sono tornata a casa adesso, sono le 9:30, mi devo fare la doccia, cioè mi devo fare la doccia, devo prima allenarmi, che ho deciso che faccio anche gli addominali stamattina così mi li levo dalle balle.
Poi mi faccio una doccia così mi lavo anche i capelli e dopo posso fare i boccoli, perché adesso secondo me i boccoli vengono anche un po' meglio, cioè secondo me mi reggeranno anche di più perché ho meno capelli, insomma, col fatto che li ho lavati, cioè che li ho tagliati, scusatemi, lunedì. E niente, stamattina appunto sono andata a fare colazione con il mio amico Luca che non vedevo da veramente un sacco di tempo. Così non mi si vede. Colazione. Ciao Tito. Buongiorno. Quindi vabbè, dai, ci sembrava anche giusto così, insomma, vederci, scambiare due chiacchiere. Comunque, cioè, mi ha fatto tra virgolette dal vivo auguri di compleanno, fine esami, eccetera. Quindi, cioè, ci siamo raccontati un po' le nostre cose. E niente, io adoro comunque fare colazione fuori, cioè, nel senso, è una cosa che proprio mi è mancata in generale. E secondo me, cioè, appunto, con le distanze giuste, eccetera, ci sta. Cioè. Anzi, ci sta veramente di brutto andare a farlo. Magari un mese fa, ecco, avrei detto di no, però comunque, cioè, bisognerà pur ritornare a un minimo di normalità, no? Però ovviamente queste sono scelte personali, cioè io finché vado a fare queste cose, ok, se già, cioè, poi comunque non c'era nemmeno tanta gente, perciò molto iniziare a cioè iniziare, continuare a leggere insomma gli articoli per sta benedetta tesi, continuate a chiedermi su che cosa faccio la tesi, eccetera. Non ne parlerò finché effettivamente non avrò già iniziato a stilare, penso. È una domanda che veramente ultimamente sto ricevendo proprio a palla. Ragazze, cioè anch'io sono tutta incasinata, quindi sinceramente cioè, non mi va ancora di condividerlo, insomma. Abbiate comunque, volevo farvi vedere una cosa. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo è il mio limone, che forse è anche il caso di piantare. Cioè, grandissimo. E adesso vi faccio vedere anche l'albicocca. Guardate la radice. Wow. Comunque, ragazzi, cioè, sono riuscita veramente a far appunto germogliare la mia piantina di limone. In realtà la lascio sempre ormai qua sopra davanti alla mia scrivania, perché così almeno appunto, cioè, ho deciso di farla crescere direttamente un pochettino qua dentro. E non vi facevo vedere le mie piantine da un sacco in realtà, quindi i miei avocado stanno sempre bene, cioè in realtà. Non stanno nemmeno più crescendo, non stanno nemmeno più facendo foglie, sono lì così immobili. E niente, io volevo anche concludere un po' questo vlog perché secondo me è venuto tipo super iper lungo. Cioè, c'è da dire che c'è un tempo veramente strano, fa caldo, fa freddo, non si capisce. Cioè, veramente non si capisce. Niente, dai, ci rivediamo sicuramente in un prossimo vlog. Volevo appunto concludere per poter continuare a fare le mie cose con calma, poi comunque oggi non avrei fatto nulla di che. Stasera vado, cioè stasera, oggi tardo pomeriggio vado su da Marco, quindi no, faremo nulla di chissà quanto eclatante, insomma. E niente, dai, al prossimo video. Oh.